E solo per ricordarvi che questo è un momento che rientra in un progetto più ampio di Adriano Spiro, che potete visitare sul sito di Milano Contrasciavi, come ho detto, che durerà per tutto l'autunno, verso l'inverno, con tantissime attività proprio nella città di Milano, rivolto alla cultura Shalin, e ci sarà, per esempio, il prossimo appuntamento, lo dico già, mercoledì prossimo, che è il 5 di ottobre, qui in questa stessa sala dove siamo, con il maestro Ferragina. Si farà un seminario di calligrafia a partire dalle 17, nel tardo pomeriggio. Chiunque volesse partecipare, ci sarà solo una partecipazione economica richiesta libera a voi, perché i soldi andranno all'orfanotrofio di Shalin, vicino al tempio di Shalin. Nella Cina centro-settimana c'è un orfanotrofio, verranno raccolti questi fondi per l'orfanotrofio. Quindi il primo momento è mercoledì 5 ottobre, tra l'altro sarà una lezione di calligrafia dove Silvio Ferragina ci farà vedere dei caratteri, analizzerà dei caratteri legati al Jiang Wushu, dell'arte marziale e Shaolin in particolare. Un secondo momento in cui la Fondazione della Cina è coinvolta è il 15 di ottobre, ci sarà sabato 15 ottobre un simposio all'Acquario Civico di Milano, in cui saremo presenti noi personalmente con una relazione sull'importanza della didattica nella cultura cinese, del gesto ripetuto, come questo fattore psicologico, psicocognitivo influenza tutte le altre discipline cinesi e possa avere un ruolo educativo anche nella cultura occidentale, perché poi è questo il messaggio di Shaolin di Milano. E il terzo momento invece sarà 16 ottobre, per una domenica, una cena, come dicevamo prima con alcuni dei nostri studenti, una cena delle opere caritatevoli del Tempio Shaolin a Milano, qui a Palazzo Clerici, tra l'altro nella bellissima sale del Tietro, quindi sarà un contesto spettacolare, è una cena di beneficenza durante la quale probabilmente ci saranno esibizioni e momenti di alto rilievo della cultura Shaolin. Anche in quel caso tutto il gruppo andrà all'orfanotrofio. Per partecipare a questa bella cena dovete scrivere alla nostra Francesca Bonatti, che stanno organizzando il simposio della serata, o comunque scrivere alla scuola di Shaolin oppure direttamente a Shaolin al tempo. Quindi io ringrazio ancora per questa bellissima, magari li lasciamo appesi perché sono da guardare. Riprendiamo la prossima volta al 5, mercoledì, esatto, ci aspettiamo il 5. Grazie tantissimo, che sarà un altro applauso per questi bravissimi ragazzi. Sono le 16.30, la scuola ovviamente si riassesta un po' gli ambienti, ci rivediamo attivamente alle 18 per continuare l'attività. Andiamo verso la comunità cinese di l'intercultura della propria, abbiamo alle 6 la proiezione di Ni Hao Yi Suan, questo progetto fotografico del fotografo Milo Shak, il nostro caro amico, che ha girato l'Italia con una bandiera cinese sulle spalle per prendere ragazzi di questa generazione e fargli raccontare sogni, desideri, ambizioni, differenze ideologiche. Quindi sarà un documentario fotografico da vedere. E poi sull'onda di questa scoperta, alle 6.30, alle 18.30, abbiamo Sergio Basso, regista di Giallo Milano, un documentario bellissimo girato da Paolo Sacchi di Milanese. Sarà presente lui, il regista libero, il dibattito del proprio film, e ci sarà anche Yang Shi, che è l'attore protagonista del film cinese, quindi avremo le due voci a confrontarci su questo. Quindi vi invito a tornare per concludere questa giornata dedicata alla Cina. Grazie di tutto.